Sicuramente un momento molto particolare perché inizia la nostra settimana nell'ambito della Capitale Italiana della Cultura. Sarà una grande opportunità perché nella idea del sindaco Ricci, del vice sindaco di Rimini di coinvolgere tutta la provincia sarà un modo per far conoscere il nostro territorio. Abbiamo voluto denominare la nostra settimana il Festival degli Sguardi, che comprenderà un territorio più esteso, quindi va oltre i confini del nostro comune perché riguarderà la riviera del San Bartolo, di cui fanno parte oltre agli Abicemare anche i territori del San Bartolo, siti nel comune di Pesaro, per poi arrivare fino a Gradara. I momenti più importanti sicuramente saranno dislocati su tre parti, le due parti, Gavice e Pesaro, quindi San Bartolo, partiranno quasi in contemporanea perché il 24 marzo, quindi domenica, inaugureremo presso la sede del parco a Fiorenzuola di Focara una mostra molto particolare proprio perché va a richiamare uno dei temi che caratterizza il Festival della Cultura Pesaro 2024, che è quello della natura. Quindi riusciremo ad ospitare la mostra di archeoplastica che è conosciuta in tutto il territorio nazionale perché ha avuto la capacità di raccontare l'inquinamento del mare, quindi attraverso la raccolta di plastiche site nel mare, quindi una raccolta che è iniziata negli anni 50 e finita negli anni 80, un'installazione che è nata e sta girando l'Italia dal 2018 ad oggi e che ci vedrà protagonisti proprio nella sede del parco, proprio per cercare di sensibilizzare il tema di tutela del mare e di inquinamento del mare. Poi ci spostiamo il 25 al Mississippi, dove ci sarà la presentazione ufficiale e l'inaugurazione alle 10 lunedì. Vi aspettiamo perché sarà un momento in questo luogo simbolo che è il Mississippi nel mare di presentare il nostro programma. Un programma molto intenso che poi potrete scoprire anche attraverso le nostre pagine social, quindi ci seguirete nel dettaglio perché ogni giorno succederà qualcosa dal pomeriggio alla sera. Fra i principali eventi è chiaro che il catalizzatore principale sarà una esperienza visiva, sensoriale, che un po' richiama quello che è successo a Pesaro con la sonosfera e poi di recente inaugurazione abbiamo visto anche la biosfera. Si chiamerà Gavice Mare Experience, quindi sarà questo flusso di immagini, video e di accompagnato dall'audio che poi è stata curata dal quadro quantico di Urbino, dalla nostra designer Laura D'Amico, che poi presenterà, svelerà anche l'image brand dell'anno 2024, Gavice Mare Monte, coniugata con l'immagine che andrà a essere presentata, che sarà protagonista di tutto l'anno. Sarà una immersione in una stanza dove andremo a scoprire con immagini molto particolari, quindi con contenuti che andranno a far scoprire a chi non lo conosce ancora il nostro meraviglioso territorio, quindi dal mare al parco del San Bartolo. Quindi sarà una piena immersione, una piena esperienza sensoriale e visiva che sicuramente attrarrà tanti ospiti, sarà un catalizzatore importante. Conoscere e ascoltare la musica mentre si guarda il bellissimo parco del San Bartolo, la nostra falesia, quindi tanti appuntamenti che cercheranno di soddisfare ogni tipo di esigenza. Quindi vi aspettiamo tutti a Gavice Mare per la nostra settimana, per il nostro Festival degli Sguardi.